Monte che fanno lavorare male le primarie, cioè se a Monte ci fosse un partito che è legittimato, che è autorevole, che dice ragazzi qui a Capraia al limite ci sono tre candidati, il Partito Democratico decide fra tre candidati, bene, si fanno le primarie, ma gli altri due poi devono essere a disposizione di quello che vince le primarie, evidentemente per fare la... Il problema è che se non abbiamo quell'autorevolezza, se non abbiamo quella capacità, quella maturità per fare le primarie come è giusto che vengano fatte, cioè per individuare la persona da scegliere per fare il sindaco piuttosto che il presidente della provincia, eccetera, sicuramente non sono uno strumento che riusciamo ad utilizzare come dovremmo utilizzare, di questo siamo credo tutti coscienti. Però non credo che vadano appunto demonizzate le primarie semplicemente perché noi le usiamo male. Vanno salvaguardate le primarie, ma vanno usate bene, e per usarle bene ci vogliono delle persone anche localmente che si assumono la responsabilità delle scelte che fanno, perché quando poi un'amministrazione di centrosinistra va alla destra perché le scelte di quell'amministrazione di centrosinistra o di quelle persone che stanno sul territorio sono delle scelte sbagliate, io credo che sia giusto che se ne assumano fino in fondo la responsabilità e che quindi quelle persone debbano avere quella maturità importante a pensare che quando si entra in un partito lo si fa anche per disciplina e spirito di servizio. Quando c'è la disciplina e lo spirito di servizio, le primarie sono una ricchezza. Se non c'è disciplina e spirito di servizio, le primarie possono essere un problema. E quindi io credo che se ritorniamo, come dire, a questa logica di partito, che è bella, guardate che se riusciamo a far saltare il cortocircuito, a riagganciarci, guardate che abbiamo la forma partito migliore, abbiamo quella che ci ha permesso in Europa di sopravvivere, laddove chi non l'ha fatto è andato male, ma malissimo, in Portogallo sono passati dal 44% al 24%, è andata male la Francia, è andata male la Germania, è andata male l'Inghilterra, noi non abbiamo brillato ma abbiamo tenuto, che non è cosa da poco. E la differenza la noti anche in Europa, perché considerate che questo Parlamento europeo per la prima volta ha 119 membri che provengono da formazioni di estrema destra o xenofobe, dichiarate. Questo fa sì che in Europa il vento non sia proprio un vento di centrosinistra, no? È chiaro. Però il fatto che loro abbiano vinto e abbiano anche stravinto in alcuni luoghi non significa che hanno la linea politica, tant'è che non riescono ad eleggere mai i vicepresidenti di commissione, hanno sbagliato un paio di passaggi, noi invece abbiamo tenuto bene, abbiamo anche un vicepresidente del Parlamento europeo nostro, italiano, quindi voglio dirvi tutto questo discorso perché lo faccio, per dire che lo strumento delle primarie va salvaguardato assolutamente, questo partito è bello così com'è, va reso perfetto e la perfezione la raggiungi soltanto se recuperi certi valori tra le persone che sono sicuramente spirito di servizio e disciplina che è mancata in tanti ma tanti di noi, tanti. Allora diciamo che è mancata e adesso ce la facciamo tornare perché credo che abbiamo anche visto, che abbiamo toccato il fondo, ora secondo alcuni si inizia a scavare, secondo me si torna su, spero insomma. C'è qualcuno che vuole? Vengo. Ma voi state tutti bene? No, mi preoccupo. Io volevo dire, Deborah, prima di tutto, Veltroni, Franceschini e te. Non voglio dire altro, per me basta così. Vorrei domandarti, quali sono gli svantaggi e anche i vantaggi che ci vengono dalla politica di Di Pietro? Donadi è più comprensibile per me, ma forse è solo il modo. E poi, io temo tanto le ronde e la violenza che verrà dalle ronde. Vedi, ti ho detto prima che ho lavorato con i bambini tutta la vita, ti ho dato il mio bigliettino da visita, 46 anni con i bambini. Sai quando lascerò, che cosa farò? Aiuterò il comune di Empoli, e mi sono già offerta, mi hanno detto che in qualche modo uno spazio l'avrò, per l'integrazione degli stranieri, in particolare i neri. Io con la scuola vedo chi ce la fa, oggi ce la fanno un po' di più i neri e i filippini, non ce la fanno i rumeni, non ce la fanno gli altri stranieri, gli sloveni, eccetera. Lasciano e ricominciano. Ecco, ho tanta paura delle ronde e vorrei davvero che i comuni si attivassero per arginare il più possibile questo decreto e questo diritto. Grazie. Dunque,
Allora, sulle ronde io ho le idee abbastanza chiare, nel senso che sono assolutamente contraria, senza se e senza ma. E spiego anche perché. Nella mia regione, prima del DDL che le ha rese operative, siccome il Friuli Venezia Giulia è regione autonoma, e siccome siamo riusciti, nonostante tutti ci dessero come vincitori, a perdere la regione con Riccardo Illy, l'abbiamo persa, e quindi adesso al governo di quella regione c'è il PDL, la Lega e l'UDC, per chiarire che l'UDC non è che sta sempre all'opposizione, no, sta anche in maggioranza, e fa anche una bella maggioranza. Lì hanno fatto passare un decreto sulle ronde prima che lo facesse il governo, perché noi abbiamo potestà legislativa in quanto regione autonoma. La mia regione spenderà 6 milioni di euro solo per fare l'albo con le ronde e un minimo di formazione, 6 milioni di euro. Ora, io credo sinceramente che noi dobbiamo appropriarci di alcuni temi che scansiamo, come quello sulla sicurezza. Tant'è che adesso tutti siamo convinti che la sicurezza la fanno quelli di destra e l'integrazione la fanno solo quelli di sinistra. Per me c'è un problema anche di comunicazione. Noi, centrosinistra, non iniziamo, quando parliamo di sicurezza, mai una frase di questo tipo: noi non siamo favorevoli all'immigrazione irregolare e illegale. Guardate che non ho detto niente, cioè non ho detto niente di trascendentale, di incredibile, di contrario. Ho detto una cosa semplicissima che non diciamo mai. Se noi iniziassimo il discorso così, guardate che quelli dall'altra parte ci darebbero più ascolto che se iniziassimo a parlare solo di integrazione. Dico una cosa che può sembrare brutta, mi rendo conto, però cerchiamo anche di farci furbi, se posso permettermi. Perché questa dei temi sulla sicurezza barra immigrazione, non mi piace neanche a me, però purtroppo adesso è concepita così, bene, dobbiamo iniziare a parlare anche noi, dicendo quali sono le alternative, prima di tutto iniziando a farci ascoltare, e quindi già iniziando così il discorso, guardate che ti ascoltano molto di più che se inizi a parlare in modo diverso. Una volta che ti ascoltano, declini le alternative, e allora gli dici che è uno sperpero di risorse e una sovrapposizione di competenze pericolosa. E allora, per esempio, qual è la proposta che è stata fatta anche nella mia regione, che ho fatto anch'io, di coordinare meglio le forze di ordine pubblico con la polizia locale, perché guardate che non sono coordinate sempre bene, anzi, spesso non lo sono, e quindi fare un coordinamento tra forze di polizia locale e ordine pubblico è già un passo avanti, dando risorse a loro e poi recuperando quei patti che si facevano, se ve li ricordate, i patti sulla sicurezza che si facevano tra lo Stato, la Regione e la città, che funzionavano perché avevi una filiera, un collegamento, un coordinamento, avevi forze nuove e risorse e un maggior controllo del territorio, perché lo limitavi alla città, non all'intero territorio. Politiche di integrazione forti che però non prescindano mai dal rispetto delle regole, mai. Perché prima c'è rispetto delle regole e quindi c'è l'integrazione, quella corretta, regolare, giusta e che viene capita da tutti. In termini, per farvi un esempio, perché poi dico che comunichiamo male? Noi avevamo messo come amministrazione di centrosinistra il reddito di cittadinanza. La prima cosa che ha fatto la Lega quando è andata al governo della regione l'ha tolto, dicendo che erano soldi che finivano nelle tasche degli extracomunitari. L'80% del reddito di cittadinanza andava a donne italiane sole con figli a carico. Siccome hanno tolto quello e non hanno messo nient'altro, queste poverette non prendono più neanche quello. Ma voi pensate che noi di centrosinistra questo l'abbiamo detto? No, siccome siamo superiori, noi queste robe non le diciamo. Allora, comunichiamo diversamente su questi temi perché è importante, ma diamo le alternative concrete, cioè il sindaco sul territorio sa bene come significa fare, cosa significa fare politica di integrazione, cosa significa fare un tipo di graduatoria all'interno di un asilo piuttosto che in una casa ATER, eccetera, e non senza fare però, e questo è l'errore, e qui rincorriamo la Lega pericolosamente, senza fare il discrimine sulla residenza. Mi spiego, quasi sempre quando c'è qualcosa da dare sul territorio diciamo spetta ma soltanto a quelli che sono residenti da almeno 6 mesi, un anno, 5 anni. Quello non funziona, non è un criterio quello della residenza. Tu devi essere forte abbastanza da vigilare e controllare il territorio per saper distinguere tra te e lui, tra quello che merita e quello che non merita, tra quello che ha diritto e quello che non ha diritto, ma non puoi basarti sulla residenza, perché è un concetto sbagliato che appiattisce. Che appiattisce, quindi non fa integrazione, no? Fa solo un'ulteriore discriminazione per giunta territoriale. E tra
l'altro ci finiscono dentro pure quelli italiani che non possono avere diritto pur avendo delle difficoltà.